Logosfera Milano 2.0, siamo con Davide allo Urban Center. Ciao Davide, so che tu sei uno dei fondatori di questo poligono di tiro, è giusto chiamarlo così? Diciamo poligono di tiro virtuale. Ok. Cosa vuol dire? Cosa significa? Significa che all'interno abbiamo dei sistemi di simulazione che sono totalmente inerti, quindi non sono pericolosi, abbiamo armi finte, però hanno delle valenze nell'ambito del tiro totalmente realistiche. Quindi sono fatti sostanzialmente per professionisti. Quindi noi lo dedichiamo per due tipologie di persone. Per le persone che si vogliono divertire e quindi hanno modo di utilizzare un'arma in maniera totalmente sicura e provare quelle che sono le emozioni del tiro, perché poi alla fine ricordiamoci che è uno sport olimpico. Ci sei. Invece ad un livello decisamente superiore, dove noi operiamo, diciamo, a porte chiuse. Tu tieni sotto controllo la situazione, devi coprire il militare, in questo momento lui... Se fa qualcosa gli sparo le gambe, giusto? No, la regola è quella. Il progetto di per sé è molto più ampio. Noi abbiamo 5.000 metri quadri di struttura dove proponiamo non soltanto un'idea di poligono virtuale dove la gente può venire, si prenota su internet, addirittura la sua sessione, la sua ora, la sua tipologia di tiro. Ma può venire a fare anche dell'attività fisica. Noi siamo i primi in Italia ad aprire il CrossFit, che è un sistema di allenamento molto interessante, che nasce dagli Stati Uniti, noi siamo certificati, e quindi puoi fare entrambe le cose, puoi fare sia CrossFit che il poligono di tiro. Ha ha ha.